Bentrovati a Sport News. Con un gol per tempo, il Tolentino nella Coppa Eccellenza supera 2-0 il Montegranaro al San Francesco di Trodica, replicando il risultato dell'andata. La squadra di Passerini sblocca il risultato già al 18° minuto del primo tempo. Il Tolentino accede ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà il Monturano, uscito vincente dalla doppia sfida contro l'Atletico Mariner. Si chiude invece al primo turno il cammino di Coppa del Montegranaro. Rinsaldato il legame tra Fisiomed e Volley Macerata, giocatori e dirigenza ospiti quest'oggi al centro medico del Co-Title Sponsor per la stagione 2024-2025 e per noi c'era Mario Sposetti. Rafforzato il legame tra Banca Macerata Volley e Fisiomed dopo l'incontro di quest'oggi al nuovo centro operativo dello studio medico Sforza Costa, Enrico Falistocco, amministratore unico del gruppo medico Fisiomed, Gianluca Tittarelli, presidente del Volley Macerata, e il direttore generale Italo Vullo hanno voluto rinsaldare il legame tra l'Associazione Sportiva Maceratese e Coi Title Sponsor per la stagione 2024-2025. Questa è l'impressione a caldo che abbiamo raccolto a pochi giorni dall'inizio del campionato di A2 di volley nazionale. Hai detto bene, hai detto bene. Noi siamo partiti per gioco, siamo partiti così per dare una mano, perché chiaramente vivi il territorio ed è corretto, è giusto, visto che noi facciamo proprio un'attività sanitaria, un'attività sociale, dove dobbiamo comunque alleviare da un punto di vista professionale le problematiche ai pazienti, però dobbiamo fare anche altro e lo facciamo nel mondo dello sport, della cultura, dell'arte, siamo presenti in tante cose. Ma questo perché se noi riusciamo a dare quel valore aggiunto, tra parentesi diamo giusto contributo, noi parliamo sempre di sanità intesa come, come posso, la diagnosi e la cura della malattia, che è giustissimo. Però uno può rimanere anche insoddisfatto così, no? Quindi ha bisogno della ricerca del benessere. È quello che vogliamo fare. Beh, per noi il fatto che il nostro Fisiomed giri in tutta Italia, siamo onorati, per noi è un fatto anche di orgoglio, per cui siamo contentissimi. Io sono convinto che questi ragazzi veramente porteranno avanti in maniera professionale. E questo non è una mia convinzione personale perché sono convinto che ci si può fare, perché non significa che il fatto che uno sia arrivato qua adesso non bisogna mai rilassarsi, ma questo è il lavoro di tutti noi, non ce lo possiamo permettere. Secondo me, quando uno ha quel temperamento, quel tessuto, quella costanza, quella personalità, sicuramente non la modifica se uno fa un campionato o ne fa un altro. Certamente, bisogna essere attenti, ma è il nostro compito. Beh, ripetersi sarà complicato. Intanto bisogna ringraziare questa struttura per il supporto che ci dà, perché non possiamo mai dimenticare che Fisiomed ci dà la possibilità di affacciarci a un campionato molto importante, perché il territorio, come è stato sottolineato più volte, deve rispondere per supportare una società come la Pallavolo Macerata. Il campionato in cui ci andiamo ad affrontare è un campionato di assoluto valore. Avrà le sue difficoltà, io cercheremo di farci trovare pronti nel miglior modo possibile, anche se penso che questa squadra, considerando anche la struttura giovane, degli atleti, ogni partita avrà qualcosa da imparare, da poi per migliorare di volta in volta. Ancora qualche amichevole precampionato, ci sarà anche questo triangolare nel fine settimana prossimo, dove ci sarà il Pineto che sarà appunto il primo avversario del campionato. Per noi sarà un'occasione anche per testare tutti i giocatori, proprio per come è stato organizzato questo triangolare, e ovviamente io come allenatore mi aspetto delle risposte. Ho delle domande, ho delle aspettative, vediamo se e cosa fare perché queste aspettative vengano confermate. La ASD Riene Autotrasporti con la Figest ospiterà la Coppa Italia di lancio della forma di formaggio, che si terrà sabato 28 e domenica 29 settembre nelle strade di Porto Sant'Elpidio. L'evento rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di questo tradizionale sport italiano.
Sabato ritrovo alle 7.30 sulla strada comunale lungo Chienti per le qualificazioni. Gli atleti lanceranno forme fino a 8 lanci per manche. Domenica invece presso la strada San Filippo inizio delle finali a partire dalle ore 8. Al termine, come di consueto, pranzo conviviale e premiazioni. E con quest'ultima notizia sportiva termina questa edizione del TG. Grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di serata.